Sono grandi, sono potenti, sono sofisticati e trasportano carichi impensabili con altri mezzi. Sono i megatreni. Dal deserto rovente dell'Australia alla costa mozzafiato dell'Alaska, dalla campagna della Francia al profondo sud degli Stati Uniti e ai verdi pascoli della Nuova Zelanda. Enormi locomotive multimotore trasportano di tutto, ma per arrivare a destinazione sono necessari convogli lunghi chilometri e squadre instancabili. Quando tutti dicono che un carico è troppo grande per essere trasportato o che è impossibile giungere a destinazione in orario, allora entrano in gioco i megatreni. La Nuova Zelanda, una terra dove regnano le mucche. Ci sono oltre 4 milioni e mezzo di mucche in Nuova Zelanda. Ci sono più mucche che persone. Questa nazione del Pacifico meridionale produce un terzo di tutti i prodotti caseari venduti nel mondo. Il latte è decisamente un affare colossale. Ne produciamo 22 miliardi di litri all'anno. È tantissimo latte. I treni sono la forza trainante dietro tutto ciò. Sono dei megatreni. Da quelli che mungono le mucche, il latte crudo arriva a noi che lo trasportiamo negli stabilimenti caseari, dove viene trasformato e poi, sempre su rotaia, arriva ai porti. Attraversano l'intero paese percorrendo territori impervi. Ci sono delle gole molto ripide, bisogna inerpicarsi per superarle. È tutto un sali e scendi, è tortuoso e pieno di curve strette. È una vera scalata, davvero tosta. Qui è presente anche una delle ferrovie elicoidali più spettacolari del pianeta. Quando osservi quel tracciato a spirale, capisci che è un vero capolavoro di ingegneria. Questo è un viaggio in cui si lotta contro il tempo e la natura per portare i prodotti lattocaseari dalle fattorie alle case di tutto il mondo. Non ci si annoia. L'incantevole Nuova Zelanda, un paese famoso per le sue maestose montagne, le estese vallate, gli ampi litorali e i pascoli sconfinati. Ma quello che molti non sanno è che è anche il maggiore esportatore al mondo di prodotti caseari. Ci sono oltre 4 milioni e mezzo di mucche in Nuova Zelanda. Ci sono più mucche che persone. Il latte è decisamente un affare colossale. Il 20% della nostra economia deriva dalla produzione casearia. È la colonna portante del paese. Un terzo di tutti i prodotti caseari venduti nel mondo proviene da questa grande nazione del Pacifico, con un fatturato medio annuo di 18 miliardi di dollari. È un settore chiave per le nostre esportazioni. Il 95% del latte che produciamo viene esportato nel mondo e solo il 5% è consumato localmente. Viene utilizzato in tutto il mondo. Arriva in Sud America, arriva in Asia e arriva anche in Medio Oriente. L'industria casearia fa ampio ricorso al trasporto su strada per movimentare il latte, ma durante il picco della stagione chiama l'artiglieria pesante. Sono dei megatreni. Grazie ai treni trasportiamo oltre 3 milioni di litri di latte al giorno. Tantissimo latte, tutto in una volta. Il treno ci aiuta a farlo in modo efficiente, sostenibile, rispettoso dell'ambiente e toglie i camion dalle strade neozelandesi. Qui transitano circa 65.000 camion ogni anno. Quando si fa ricorso ai treni, i ritmi si intensificano, trasformando il trasporto del latte in una mega operazione a ciclo continuo. Non ci fermiamo mai, il latte arriva qui ogni momento. Ed è essenziale lavorare 24 ore al giorno per trasformare tutto il latte che arriva, sia su rotaia che su gomma. Quindi la sfida per noi è massimizzare la nostra capacità di trasportare latte. Il successo di questo affare multimilionario è nelle mani della sola e unica compagnia ferroviaria del paese, la Kiwi Rail. Siamo l'unico operatore ferroviario in Nuova Zelanda. Abbiamo 50 anni di esperienza e facciamo parte del tessuto del paese.
La ferrovia svolge un ruolo importante nell'aiutare i principali esportatori neozelandesi a far arrivare i loro prodotti dagli impianti di produzione ai porti e da lì ai mercati oltreoceano. La Kiwi Rail provvede al trasporto della merce, ma non è lei a produrla. Quel compito immane spetta alla Fonterra. La Fonterra è una cooperativa. Riuniamo 10.500 produttori di latte neozelandesi. Siamo la più grande azienda del paese, il maggiore esportatore di produttori caseari al mondo. Lavoriamo 22 miliardi di litri di latte all'anno e lo vendiamo in oltre 140 paesi del pianeta. Ci servono dei treni per spostare grandi volumi di latte da una parte all'altra della nazione e portarlo dalle fattorie ai più grandi caseifici del mondo sparsi in tutto il paese. La Fonterra è il nostro maggior cliente, rappresenta circa il 20% del nostro fatturato nel trasporto merci. La Fonterra possiede molti caseifici in tutto il paese e quello di Wareroa è uno dei più importanti. È il più grande stabilimento caseario al mondo. Quell'impianto produce oltre 400.000 tonnellate di prodotti lattocaseari all'anno. È davvero enorme. L'industria del latte manderà pure avanti il paese, ma sono i treni che la fanno prosperare. Il latte è la linfa vitale del commercio neozelandese. Da quelli che mungono le mucche, il latte crudo arriva a noi che lo trasportiamo negli stabilimenti caseari, dove viene trasformato e poi, sempre su rotaia, arriva ai porti. L'industria del latte è importante per la nostra economia. Le entrate che genera per il paese sono astronomiche. Il trasporto merci sulla nostra linea è piuttosto scarso. Se non fosse per l'industria casearia e per quel grande stabilimento laggiù, credo che nessuno di noi avrebbe più un lavoro. Questa nazione si regge sul latte. Ad eccezione delle montagne e delle aree urbane, è ricoperta di pascoli. E non c'è una sola regione della Nuova Zelanda che non abbia un allevamento bovino e un caseificio. E tutto inizia qui, in una fattoria proprio come questa, con le mucche che brucano l'erba. In molti paesi le mucche sono tenute nelle stalle, dove poi gli portano il foraggio. La cosa unica della Nuova Zelanda è che le mucche pascolano, brucano l'erba e fanno il latte nel modo più naturale. Ci sono più di 11.000 allevamenti bovini in tutto il paese e in media ognuno ha fino a 300 mucche al pascolo, ma alcuni ne hanno addirittura 5.000. Qui ho una fattoria dove mungiamo 330 mucche. Facciamo latte di altissima qualità. Sappiamo quanto siamo importanti per l'economia neozelandese. Gli allevatori devono alzarsi all'alba per rifornire il primo treno del latte del mattino. Alle 5:30 iniziamo a mungere. La stagione casearia dura 9 mesi, ma con l'arrivo della primavera la produzione di latte si impenna. In primavera ritiriamo fino a 90 milioni di litri di latte al giorno. Sarebbero sufficienti per riempire più di 36 piscine olimpioniche. Siamo in ottobre. Sono i mesi in cui c'è il picco della produzione. È il periodo in cui le mucche partoriscono i vitellini e coincide con la massima crescita dell'erba. La quantità di latte prodotta dalle mucche dopo il parto è determinata da quanta erba mangiano. Abbiamo un clima temperato e l'erba cresce rigogliosa in primavera. L'erba verde è su questo che si basa il sistema neozelandese. È il miglior latte del mondo. Una volta raccolto il latte, il tempo è prezioso. Il latte appena munto è a temperatura corporea, quindi sui 37-38 gradi, e dobbiamo refrigerarlo per far scendere la temperatura a 4 gradi il più in fretta possibile, in modo da preservarne al meglio la qualità. Forza, andiamo! Il tempismo è essenziale in questa attività. Gli allevatori mungono 2 volte al giorno. Abbiamo meno di 24 ore per fare arrivare il latte dalle fattorie ai nostri stabilimenti, assicurandoci che autocisterne e treni partano in orario. E poi l'indomani dobbiamo rifare tutto da capo, perché è così ogni giorno in questo periodo dell'anno.
Quindi è fondamentale che questi treni partano il più spesso possibile se vogliamo rientrare nei tempi. I camion portano il latte in un centro di raccolta a Longbourn, dove viene riversato nei silos prima di essere trasportato su rotaia allo stabilimento. Riempire le cisterne richiede all'incirca 45 minuti. Ciascuna di esse ha una capienza di 50.000 litri o poco più. Sia per i camion che per i treni usiamo acciaio inossidabile per assicurarci che la qualità del latte venga preservata. Inizia a pompare. Questa stazione pompa 400.000 litri di latte ogni 45 minuti. Questo equivarrebbe a fare il pieno di benzina a 8.000 auto nella stessa quantità di tempo. Arrivato circa 10.000 litri, vieni qui e controlli se ci sono perdite. D'accordo. Speriamo non perda, se così fosse. Possiamo fermarlo e ripararla. I nostri camion e treni del latte sono progettati appositamente per ovviare al fatto che è un liquido e viene sballottato nella cisterna. Dobbiamo essere sicuri di non ritrovarci con un milkshake. Finora l'operazione procede senza intoppi. Bene. A posto, tutto fatto. Finito. 800.000 litri di latte crudo sono stati finalmente caricati nelle cisterne. Ora il treno fa un viaggio di 10 minuti fino al centro di raccolta regionale a Palmerston North. Abbiamo fatto la spola 4 volte. 8 volte su e giù. È il carico per 4 treni. Una volta arrivati, agganciano altri carri cisterna prima di dirigersi in uno dei più grandi stabilimenti caseari del mondo, a Wareroa. Il treno del latte passa anche per Awera, che si trova a metà strada tra Palmerston North e Wareroa, nella regione di Taranaki, in quella che chiamiamo l'isola del Nord Centrale. È una zona della Nuova Zelanda grande produttrice di latticini. Grazie alla sua posizione gode di un clima ideale per l'erba dei pascoli e quindi per la produzione di latte. Dai primi dell'Ottocento, l'industria casearia in Nuova Zelanda è cresciuta rapidamente. Già nel 1880 vennero aperti diversi stabilimenti ed ebbe inizio la produzione industriale di burro e formaggi. Intanto, nel 1863, le varie province avevano dato inizio alla costruzione della ferrovia, in seguito rilevata dal Dipartimento Ferroviario della Nuova Zelanda. Ma è stato solo nel 1990 che la produzione casearia è diventata talmente imponente da dover ricorrere ai treni. Era iniziata in piccolo nell'isola del sud, poi si era diffusa nell'isola del nord. Cominciò ad accelerare nel 1900 raggiungendo il picco negli anni 50 fino a toccare i livelli odierni. Fa parte delle infrastrutture nazionali. A Palmerston North subentra il nuovo macchinista. Collabora con gli addetti allo smistamento per agganciare la motrice. Tutto a posto? Sì, procediamo. E stop! Una volta assemblato l'intero convoglio, è ora di mettersi in marcia. Molto bene. I freni funzionano, funziona tutto. Il sistema è a posto. Si parte? Durante il viaggio di 4 ore lungo la costa, il macchinista lavora in sinergia con il controllo centralizzato del traffico nella capitale della nazione, Wellington. Abbiamo una squadra di 54 controllori e un gruppo di 100 addetti che lavorano 24 ore al giorno per gestire tutte le linee ferroviarie della Nuova Zelanda. Qui Gresham, controllore dei treni, passo. Riusciamo ad avere dai 150 ai 400 chilometri di binari sotto il controllo di una sola persona. Davanti a sé ha pannelli, computer e pulsanti con cui può controllare tutti i binari, controllare gli scambi e intervenire su di essi e sui relativi segnali. Binario 1148 alle 13.01, ripeto 13.01, passo.
Ricevuto, sto arrivando. Gli addetti al controllo del traffico sono due occhi in più per i macchinisti. È un ulteriore elemento di sicurezza. Monitorano tutto e se vedono che non ho chiamato, dopo un po' mi contattano per verificare che cosa sta accadendo. Questo è un lavoro impegnativo, ma anche molto gratificante. Però c'è molto da fare. C'è un problema, passo. La sicurezza dei treni può contare anche su apparecchiature sofisticate installate lungo tutti i binari. La tecnologia non manca su questa tratta. Il suo nome ufficiale è Railbam, che sta per Bearing Acoustic Monitoring. Ci sono un paio di scatole ai lati del binario dotate di sensibilissimi dispositivi acustici che ascoltano mentre i treni passano e rilevano eventuali anomalie, come ad esempio un cuscinetto surriscaldato o una boccola difettosa. Se il BAM rileva un problema, il controllore del traffico viene allertato e il macchinista deve fermarsi e ispezionare il treno. Dovremmo essere a posto. L'intero sistema ferroviario è progettato per garantire la sicurezza di tutti. I treni viaggiano su un binario unico suddiviso in blocchi. In ciascuna sezione c'è una corsia di sorpasso, dove i treni sostano per permettere il transito di quelli provenienti in senso opposto. Tutto è controllato mediante dei semafori. L'obiettivo è far sì che i treni circolino in ogni momento. Ma non sempre le cose vanno così. Qui davanti a noi c'è un semaforo che mi può dare il via libera oppure no. Però lì in lontananza vedo che è rosso. Quindi ci fermiamo. I controllori gestiscono una singola tratta ferroviaria. Fanno passare i treni con un intervallo che va dai 20 ai 45 minuti. E ciò significa che anche un minimo ritardo produce immediatamente un effetto a cascata. Probabilmente ci faranno restare qui in sosta. Quel segnale indica che stanno facendo dei lavori sulla linea. .16:03 è in ritardo, passo. Il controllo centralizzato del traffico tiene traccia di tutti i treni con un segnale a basso voltaggio che invia un messaggio al computer principale. Senza di esso non avrebbe modo di sapere dove si trovano i treni. Ma oggi si è verificato un grosso problema. I semafori del passaggio a livello non funzionano e pertanto non è possibile avvisare i veicoli in arrivo. Ci hanno detto di aspettare qui perché c'è un guasto al segnalatore e la sala controllo di Wellington non può vedere cosa succede. Perciò ci fermiamo qui con il semaforo rosso finché non lo aggiusteranno. Dovranno restare fermi lì per evitare, ovviamente, una collisione con altri treni o con dei veicoli. C'è solo una persona autorizzata a impegnare un tratto di binari in un dato momento. Per risolvere il problema potrebbe volerci un po', ma se non ripartiranno alla svelta, gli 800.000 litri di latte crudo potrebbero inacidirsi. Il latte è una merce deperibile, perciò la puntualità è fondamentale. E a rischio non è solo questo convoglio. Anche tutti gli altri treni su questa linea sono stati fermati. Quando arriva la stagione calda, dobbiamo far rallentare i treni, perché il calore può far dilatare i binari. Quindi cerchiamo di farli andare più piano. Inoltre, curiamo molto la manutenzione e ispezioniamo i binari in via precauzionale. Speriamo che il manutentore lo aggiusti, così ripartiamo. Tutti i guasti sul semaforo 1250 sono risolti. Vedo che il segnale arriva. Il traffico può riprendere, passo. Ok. Il problema è stato risolto, adesso siete autorizzati a impegnare il binario 1143. In pratica, il modulo che sto compilando è un dispaccio che dà ai treni o agli addetti alla manutenzione l'autorizzazione a impegnare una particolare sezione della tratta. Perciò, quando lo invio a un treno, ovviamente gli permetto di circolare, ma senza quell'autorizzazione non ci sarebbe sicurezza. Abbiamo il permesso di transitare. Perciò partiamo. Andrew ha ottenuto il permesso di proseguire, ma non a tutta velocità. Non potendo fare affidamento sul sistema di segnalazione che attiva anche gli allarmi del passaggio a livello, dobbiamo suonare nel caso questi allarmi non funzionassero. Il passaggio a livello è proprio qui, perciò suoneremo per un paio di minuti. Faremo tanto rumore. Si sono fermati tutti, nessuno sbucherà davanti a noi.
Tutto a posto. Il treno è di nuovo in marcia, ma per Andrew questo non è il momento di abbassare la guardia. La parte più insidiosa del viaggio è proprio davanti a lui. Ci sono delle gole molto ripide e bisogna inerpicarsi per superarle. È tutto un sali e scendi, è tortuoso e pieno di curve strette. Quando hai un carico di latte, è un tragitto insidioso da percorrere. Questo è davvero un territorio tremendo. Ciò limita il tonnellaggio che possiamo trasportare su quella linea. Trainare merci pesanti su e giù per ripidi pendii richiede molti cavalli vapore e oggi questo treno sta trasportando più di 1000 tonnellate di carico. Considerando la conformazione del terreno su cui si muovono, quello è il carico massimo che possiamo portare con questi treni. Siamo riusciti a trasportare 800.000 litri di latte su un territorio estremamente impervio in modo molto efficiente. È una cosa fantastica. Trasportare tutto quel latte non sarebbe possibile senza la locomotiva più moderna che ci sia oggi sul mercato. Le locomotive classe DL sono le più nuove della nostra flotta. Sono state costruite in Cina e utilizzano componentistica americana, francese e tedesca. Sono le locomotive più potenti e usiamo due di quelle per trasportare il latte fino a Wareroa. Abbiamo dovuto accendere la locomotiva grande perché ci aspetta un pendio davvero tortuoso. Ci servono più cavalli per superarlo. Questo pendio non solo rappresenta una sfida enorme, ma è una leggenda per i macchinisti. Saliamo sulla Westmere, che ha una pendenza di 1,33 gradi. I gradi indicano il livello di inclinazione di un pendio. La Westmere Bank ha una pendenza di 1,33 gradi. Questo significa che ogni 30 metri di tratto orizzontale c'è un dislivello di un metro circa. Per noi è molto ripido. È un grosso sforzo per le locomotive. I limiti di peso sono importanti perché quando si sale la forza di trazione deve essere 8 volte maggiore che non su un tratto pianeggiante. Altrimenti il treno si fermerebbe e scivolerebbe all'indietro, sempre più velocemente. Per chi guida è un tratto davvero ostico. Il segreto è mantenere la spinta e la velocità ed evitare che frenando le ruote slittino. Se ascoltate, potete sentire come stridono le ruote sui binari. Sulle rotaie viene sparsa della sabbia per aumentare l'attrito e se le ruote della locomotrice cominciano a slittare, si può anche ovviare in qualche modo azionando il freno del locomotore. È un freno a ceppi, serve per bloccare le ruote o controllarne lo slittamento quando transiti su questo pendio. Ma il treno sta rallentando. Le cose si complicano. Se il convoglio scivolasse all'indietro, costringerebbe a chiudere l'intera linea mettendo a rischio milioni di dollari di latte crudo. È una vera scalata. Davvero tosta. Siamo quasi in cima. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Siamo in cima al crinale. Ora scenderemo dall'altro versante e poi usciremo dalla gola. Ora che l'insidiosa Westmere Bank è alle spalle, è tempo di godersi il viaggio. 544 in arrivo a Patia, autorizzazione numero 33. Siamo diretti a Wareroa. Patia è una delle ultime tappe prima dello stabilimento. Un tempo era un grande porto per esportare prodotti caseari nel mondo, ma oggi è una città fantasma. Finalmente, il treno del latte arriva in uno degli stabilimenti caseari più grandi del pianeta, Fonterra Wareroa, dove ogni giorno vengono consegnati milioni di litri di latte. È di vitale importanza far sì che i treni arrivino qui con il loro oro liquido. Il treno carico di latte crudo viene fatto entrare nel sito.
Poi il latte viene inviato al nostro impianto di trattamento, dove ne analizziamo la composizione, lo standardizziamo, lo pastorizziamo. Dopodiché viene inviato ai vari stabilimenti presenti sul sito per ricavare il prodotto finale. Treni e camion arrivano a ciclo continuo, consegnando il latte che verrà trasformato nei prodotti caseari amati da tutti. Questo è il periodo più impegnativo dell'anno. Ogni giorno riceviamo 14 milioni di litri di latte fresco dai nostri allevatori. È tantissimo latte. Ora c'è il picco, perciò il latte arriva allo stabilimento 24 ore su 24. E qui avviene la magia, grazie alla quale l'oro grezzo si trasforma in alimenti preziosi. Qui facciamo una serie di prodotti che vanno dal latte al latticello alle pastelle fino ad arrivare al burro. Produciamo anche mozzarelle e formaggio cheddar, integratori di proteine bianche che sono usati dai culturisti e anche alimenti per i bambini, non solo della Nuova Zelanda, ma di tutto il mondo. Ma di tutto quello che producono, il latte in polvere è il loro articolo principale. Ne fanno quasi 448.000 tonnellate all'anno. Trasformiamo circa 4 milioni e mezzo di litri di latte al giorno, ricavando circa 30 tonnellate di latte in polvere all'ora. Il motivo per cui lo polverizziamo è che, riducendo il contenuto di umidità nel latte, si conserva più a lungo e le sue qualità restano inalterate per circa 2 anni. Questo è importante per la Nuova Zelanda. Produciamo tantissimo latte e siamo geograficamente distanti da ogni altro paese, quindi i tempi di trasporto sono considerevoli. Lo stabilimento lavora 24 ore al giorno, producendo alcune delle delizie più irresistibili che ci siano. Qui è dove vengono immagazzinate finché non sono pronte per affrontare il viaggio di 12 ore fino al porto di Tauranga. Un modo per portare il prodotto finale fuori dallo stabilimento è mediante la rete ferroviaria, con cui raggiunge i porti locali. Quindi, ora è tempo di richiamare i possenti treni del latte. In pratica, adesso il nostro compito principale sarà riempire i container. Oggi ne abbiamo 30 e alla Fonterra ne accettano solo 10 per volta nel loro piazzale di carico. Quindi durante il giorno li faremo entrare e uscire da lì 10 per volta. Qui arrivano circa 6 o 7 treni al giorno, perciò in media dobbiamo riempire e far uscire dal magazzino 60 container, 7 giorni a settimana. Questo è un lavoro specializzato, alcuni di questi operai sono qui da 20 o 30 anni e lo adorano. Una volta riempiti tutti i container, li porteremo fuori, verificheremo che siano ben sigillati e poi partiranno per la loro destinazione finale. Siamo pronti a muoverci. Il treno percorrerà un tragitto di 4 ore per tornare a Palmerston North, dove le cisterne vuote verranno scaricate. Poi, il resto del convoglio proseguirà il suo viaggio attraverso il paese, fino al porto di Tauranga. Il viaggio sta filando liscio, ma il macchinista non può abbassare la guardia. Le forti precipitazioni della notte scorsa rendono imprevedibili le condizioni dei binari. Qui ha piovuto parecchio di recente e ha fatto molti danni alla linea che adesso stanno cercando di riparare per ripristinare questo tratto. Finché è asciutto è abbastanza stabile, ma appena quassù cade un po' di pioggia, tutto questo fango può venire giù e bisogna cercare di arginarlo, perché arriva un punto in cui i pendii circostanti non riescono più a trattenere quel volume di fango e cedono. È quello che è successo lì qualche settimana fa, quando quel pendio ha ceduto. Il fango arrivava fino al tetto della locomotiva, quando sono uscito da quel tornante. Il problema con le frane è che giri l'angolo e ti travolgono. Non sai che cosa c'è lì in mezzo, ma puoi essere investito da grandi alberi, massi,
E se ce ne sono parecchi, possono sfondare il finestrino e ci sono colleghi che sono rimasti uccisi dai massi e da tutto quel fango che li ha sommersi intrappolandoli nella cabina. Le frane possono essere letali, specie in uno dei paesi al mondo più soggetti ai terremoti. Ma questo non è l'unico imprevisto che la natura può riservare. Una frana non è brutta quanto uno smottamento. Gli smottamenti hanno un impatto enorme perché di fatto danneggiano le infrastrutture. Spesso il terreno sotto i binari sparisce e le rotaie rimangono sospese nel vuoto, quindi dopo bisogna investire tanto tempo e denaro per ricostruire le fondamenta su cui poter posare di nuovi binari. Ma la natura è così, non si può controllare. La parte più difficile per imparare a guidare un treno in Nuova Zelanda è conoscere i luoghi dove vai. È quella che chiamiamo la conoscenza della strada. Devi mantenere la velocità adatta a una certa località, a seconda se ci sono curve, pendii da salire o da discendere, oppure pianure. Con gli enormi convogli che sfrecciano lungo i binari su terreni insidiosi, tutto ciò che aiuta a mantenere sicura la ferrovia è ben accetto. Questo è il cosiddetto sistema di ausilio alla guida. È utilizzato per semplificare alcune manovre e permette alla compagnia di risparmiare parecchio sul carburante. Inoltre ci segnala cose come i limiti di velocità o i passaggi a livello e i CP chilometrici. Così se abbiamo un guasto possiamo sapere esattamente dove ci troviamo sul tracciato. Dopo un viaggio di 4 ore, il treno arriva alla sua prima fermata. Ecco, siamo arrivati a Palmerston North, dove non tira mai vento e piove raramente. Qui è dove le cisterne del latte vuote vengono scaricate. Poi cambiano le locomotive diesel con quelle elettriche e si riparte. Da Palmerston North a Hamilton il treno va a elettricità. È l'unica tratta della rete ferroviaria neozelandese che è stata elettrificata. A 25.000 volte le locomotive sono alimentate tramite cavi aerei. Hanno deciso di elettrificare il tronco principale agli inizi degli anni 80 per via del terreno ripido. Era il modo più economico per movimentare le merci nell'isola del nord centrale e i costi di gestione erano abbastanza contenuti da giustificare l'elettrificazione. Ecco perché nel resto dell'isola circolano locomotive diesel elettriche e qui solo motrici elettriche. Per alimentare una rete così imponente ci si è rivolti all'energia eolica. In Nuova Zelanda sono operative circa 20 centrali eoliche che forniscono energia sufficiente per il fabbisogno annuo di 300.000 abitazioni. Le locomotive elettriche sono molto efficienti in quanto utilizzano delle energie rinnovabili, di cui la Nuova Zelanda abbonda con le sue dighe e centrali eoliche. È il modo che il paese ha scelto per preservare l'immagine di un luogo verde e pulito. E non è solo il vento a generare elettricità. Quando si scende da un pendio, qui c'è un freno rigenerativo che si può azionare, trasforma i motori in generatori elettrici e al tempo stesso provoca un effetto frenante sulle ruote e quindi sul treno. Inoltre, l'energia che viene prodotta da quei motori viene restituita ai cavi aerei e può essere utilizzata da altre locomotive. In special modo, se si trovano vicino, attingeranno a quella corrente e potranno riutilizzarla. Proprio come nel tragitto fino allo stabilimento di Wareroa, i macchinisti devono affrontare un terreno impervio. Questo treno del latte ha bisogno di 2 locomotive se vuole farcela. Ma c'è un problema. Oh! Siamo nei guai, codice rosso. Dovrò andare dietro e riavviarla. Sì. Essendo un treno alimentato a corrente, un interruttore automatico fuso può farlo fermare di colpo.
Devono sbrigarsi, perché stanno bloccando la linea e impedendo ad altri treni di raggiungere la loro destinazione finale. Incrociando le dita, Gordon resetta l'interruttore da 25.000 volt. Tutto risolto. Siamo riusciti a riavviare il locomotore. Ora ripartiamo. Passo. Ricevuto. Cercate di recuperare il ritardo accumulato. Abbiamo due locomotive e se una si spegne, ovviamente dobbiamo fermarci e riavviarla perché altrimenti il carico sarebbe eccessivo per una sola motrice. Si sono rivelate delle ottime locomotive nel corso degli anni e sono quelle più potenti con i loro 4.000 cavalli vapore. La squadra procede di buona lena mentre si dirige verso nord. Per gran parte dell'isola del nord centrale, il tracciato dei binari segue il magnifico fiume Rangitiki che il treno attraversa diverse volte. Ma per far ciò deve percorrere molti ponti ferroviari alti e stretti. Uno di questi ponti è tristemente noto non per la sua enorme campata, né per la sua grande altezza sul fiume, bensì per il peggior incidente ferroviario mai avvenuto in Nuova Zelanda, che registrò un altissimo numero di vittime. Alla vigilia del Natale del 1953 ci fu il disastro di Tengi Way, il lago vulcanico in cima al monte Ruapehu ruppe gli argini e un grosso lahar si riversò nel fiume Whangaeu. E il tempismo fu davvero terribile. Un lahar è una micidiale colata di materiale piroclastico misto a fango e acqua che distrugge tutto ciò che incontra. E quello che venne giù dal monte Ruapehu quella notte investì il ponte pochi minuti prima che l'espresso da Auckland a pieno carico lo attraversasse. Il ponte crollò. Il treno che si trovava a passare precipitò nel fiume, provocando la morte dei vigili del fuoco, del macchinista e di 151 passeggeri. Oggi il ponte ferroviario sopra il fiume Tengi Way è protetto da un sistema di allarme installato sulla riva 11 km più a monte. Costruirono un nuovo ponte, più a nord rispetto a quello vecchio. Mentre le nuove tecnologie migliorano costantemente la linea ferroviaria e le sue strutture, alcune cose non sono cambiate affatto. Siamo a livello del mare e saliamo attraversando varie parti del paese con diverse stratificazioni geologiche. Per questo usiamo binari a scartamento ridotto. Non potremo usare quello standard a causa dei limiti del territorio. Lo scartamento normale è di 1435 mm. Invece qui, in Nuova Zelanda, a causa del tipo di paesaggio, utilizziamo quello da 1067 mm, perché è più adatto a un paese così montuoso e con un tracciato così stretto. Quello standard va bene se sei in pianura, nel Canterbury Plains sarebbe magnifico, ma quando prendi questi tornanti stretti con lo scartamento normale, il binario sarebbe più largo e anche il treno e il locomotore sarebbero più larghi e non avremmo spazio per muoverci. Curare la manutenzione di una rete ferroviaria vecchia di 100 anni, lunga più di 4.000 km, richiede molto lavoro, specie quando passa su alcune delle strutture più grandi del paese. Siamo addetti alla riverniciatura e ristrutturazione del viadotto Makatote. È lungo 262 metri e lavoriamo a 80 metri di altezza dal fondovalle. La Kiwi Rail stima che aumenteranno i loro carichi nel prossimo futuro e vogliono poter trasportare quelle merci, perciò abbiamo eliminato molte delle strutture che erano presenti originariamente, come le intralicciature usate come rinforzo o nelle capriate.
e le abbiamo sostituite con lastre massicce. Nel farlo abbiamo eliminato e sostituito ogni elemento arrugginito o marcio. In pratica abbiamo rimosso la corrosione presente sull'acciaio, l'abbiamo impermeabilizzato con un nuovo strato di vernice e ne abbiamo stesa talmente tanta che non dovrebbe più mostrare segni di usura. Adesso il treno si sta avvicinando a una delle più strabilianti opere di ingegneria ferroviaria dell'intera rete. Lasciamo il Parco Nazionale, che è qui, e andremo a Raurimu, che è qui. È un bel dislivello. Dall'altopiano fino a Raurimu, il treno deve scendere di 217 metri, ma ha solo 7 chilometri per farlo. Se avessero costruito un rettilineo, la pendenza sarebbe stata eccessiva per un treno in discesa. Per ovviare hanno creato una spirale dove si può salire gradualmente e superare il divario altimetrico. È lunga circa 12 chilometri. È formata da un cerchio, due gallerie e tre ferri di cavallo. Il risultato è l'ingegnosa spirale di Raurimu. Un'opera di ingegneria ferroviaria che è diventata famosa tra i patiti di treni di tutto il mondo. Gordon sta utilizzando il freno rigenerativo per far sì che il treno mantenga una velocità costante. Ancora oggi non c'è un punto di osservazione da terra che abbracci l'intera linea. All'epoca, i topografi dovettero arrampicarsi in cima ad alti alberi per cercare di tracciare il percorso tortuoso dei binari. Holmes e Rochefort erano due topografi venuti dall'Inghilterra. Con il loro lavoro hanno dato un contributo decisivo qui e hanno tracciato questa linea ferroviaria che è considerata una meraviglia dell'ingegneria perché è stata tutta realizzata usando carri e cavalli, pale e picconi. Da qui è un attimo per arrivare ad Hamilton, ma è più facile a dirsi che a farsi. Qui 2:40, vi riceviamo a passo. 2:40, Gordon. John ha segnalato la presenza di un bovino vicino ai binari al chilometro 267.2. Pare che sia uscito dal recinto. Sì, confermo. È accanto al binario, al chilometro 267.2. Passo. Ricevuto, grazie. Essendoci più mucche che persone in Nuova Zelanda, i macchinisti sono sempre in allerta. Quando l'erba comincia a scarseggiare nei pascoli, le mucche vedono dei bei ciuffi folti vicino ai binari, sfondano le recinzioni e vanno a brucare lungo la sede della ferrovia. E a volte questo può risultare estremamente pericoloso. Fortunatamente per questo toro, la sirena del treno lo ha fatto scappar via. Se ne va? Sì, è scappato. Meno male. Bella mossa. Abbiamo schivato un bovino senza dover rallentare troppo e senza investirlo. Eh sì, ci è mancato poco. Hamilton è proprio dietro la curva. Siamo qui nel deposito ferroviario di Hamilton, noto come Terapa. È lo snodo tra il tronco principale dell'Isola del Nord e quello della costa orientale che arriva a Tauranga. E questo sarà il capolinea per Gordon e Phil, che scendono dalla locomotiva elettrica. Quando il treno giungerà qui da Palmerston North, arriverà con un paio di locomotive elettriche e questo è il punto più a nord che è stato elettrificato.
È ora di fare un altro cambio motrice. Qui staccheremo le locomotive elettriche da un capo del treno e attaccheremo la locomotiva diesel dall'altro. Una nuova squadra prende i comandi del treno del latte mentre si dirige verso la sua meta finale, il porto di Tauranga. Il controllore agisce sugli scambi e sui segnali che ci autorizzano a partire. Abbiamo il semaforo verde. Siamo pronti a partire. Ottenuto il via libera, Gart accende il motore e si dirige verso l'uscita della stazione. Adesso un manovratore a terra accanto a noi osserverà il treno mentre passiamo per verificare che nulla si sia allentato o vedere se qualcosa non va nel treno. Se così fosse, ci chiamerà dicendoci di fermarci. Così potranno ripararlo prima di proseguire. Al deposito di Hamilton, Gart porta il treno lungo il tronco principale della costa orientale. I binari passano sotto la città e poi attraversano il fiume Waikato prima di proseguire verso la campagna. Il paesaggio tra Hamilton e il porto è costellato di altri magnifici allevamenti. Si procede abbastanza spediti, ma c'è un ostacolo enorme che si frappone fra il treno e la sua destinazione finale. La catena montuosa di Kaimai. E l'unico modo per superarla è attraverso il tunnel più lungo della Nuova Zelanda. Ci stiamo avvicinando alla stazione di Imopo. L'ingresso del tunnel di Kaimai che sto per percorrere è lungo 8,9 chilometri. Speriamo di non dovermi fermare lì dentro e mettermi la maschera antigas. Le uniche persone che attraversano il tunnel di Kaimai sono quelle che hanno ricevuto un addestramento formale. Questo tunnel può essere pericoloso, perciò bisogna essere consapevoli dei rischi di lavorare al suo interno, specie del fatto che abbiamo una locomotiva diesel e i gas di scarico contengono monossido di carbonio. Per questo motivo bisogna seguire uno speciale addestramento per riuscire a guidare un treno in un tunnel. Se ti fermi all'interno del tunnel di Kaimai per un motivo qualsiasi e ti viene chiesto di abbandonare la cabina della locomotiva, devi indossare la maschera antigas. Non sai quanti treni sono fermi davanti a te, non conosci la velocità del vento e neanche la sua direzione. Questo tunnel non è dotato di alcun impianto di ventilazione. Ci sono soltanto le correnti d'aria naturali. 13 minuti dopo che il treno si è immerso nell'oscurità del tunnel, riappare alla luce del sole sul versante orientale della catena montuosa di Kaimai. Ora è solo una breve corsa da qui, dall'uscita del tunnel di Kaimai al porto di Tauranga. Dopo quasi 12 ore passate sui binari da Palmerston North, il treno del latte è quasi giunto al porto marittimo di Tauranga. Questo è proprio un bel lavoro. Dico, guardate che ufficio, non è niente male. Consegneremo un bel po' di latte in polvere qui. E poi dal porto viaggerà oltre oceano verso le sue varie destinazioni. Il treno del latte lascia la linea principale ed entra nel porto per container di Tauranga. Qui verrà disassemblato e tutti i prodotti caseari provenienti dai verdi pascoli della Nuova Zelanda verranno spediti in giro per il mondo. È un viaggio fantastico, in cui si avvicendano molti attori diversi lungo la via, ma nulla di ciò sarebbe possibile senza i megatreni. E questo, amici, è il capolinea.